diciamo questo. Cari amici, in un secondo tempo parleremo a lungo di questa cosa, perché questa questione qui della rottamazione di Equitalia, che è legata strettamente alla nascita di questa organizzazione di pirati, è qualcosa che lascerà un segno indelebile nella storia d'Italia, posto che l'Italia sia destinata ad avere un minimo di storia. Rimanga nella storia. Noi abbiamo denunciato più volte questa associazione a delinquere, la quale associazione a delinquere in questo momento si sta rivoltando contro i suoi padroni, perché che cosa hanno fatto questi? Hanno creato una congrega di Banderlog, andate a vedere nel vocabolario cosa significa Banderlog, i quali si sono comportati né più né meno come desesperados. Desesperados erano i banditi del Texas, capito? Oh, e poi adesso, visto che li hanno utilizzati, senza speranza, sì, appunto, li hanno, visto che ovviamente li hanno sfruttati, adesso ovviamente li mandano a casa con un bel calciofre, perché li mandano a casa in una posizione completamente subordinata, no? nei confronti dei più qualificati funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Allora hanno detto no, mica mi puoi prendere per il culo fino adesso, perché tutta questa gente qui non è nemmeno vincitrice di concorso, non gli hanno nemmeno fatto fare il concorso, come ci dissero quei sindacalisti, ti ricordi? Quei nostri colleghi che non gli hanno fatto fare il concorso, non gliel'hanno fatto fare, li hanno mandati in giro senza vaccinazione, andavano alla guerra, sai che una volta alla guerra si moriva, ad esempio la famosa guerra di Crimea, noi abbiamo avuto circa 10.000 morti piemontesi, e poverini non erano vaccinati. Il corpo di istruzione di 54.000 era. Non erano vaccinati, capito? Sono morti di colera, cioè cagando, capito? Invece di morire sparando, sono morti cagando, capito? Ecco. Poi, in un secondo tempo, parleremo anche di questo argomento che è molto importante. Intanto ve la facciamo vedere, perché anche qui si dimostra che noi, nel sostenere l'utilizzo della cambiale, abbiamo ragione. Questo è stato un economista di alto valore, talché noi possiamo anche dire che il grande professor Giacinto Auriti si è ispirato a questo economista di area cattolica. Leggeremo le prime 3 o 4 pagine di questo suo testo, e se qualcuno ce lo chiederà, ve lo manderemo via email. Le ultime cose che voglio dire è questo: un bel articolo sulla prestigiosa rivista Diorama dal titolo "Perché odiano l'identità?". Perché odiano l'identità? Non vogliono l'identità, vogliono la massa, la gelatinosa massa amorfa di amebe al posto dell'essere umano. Dopodiché a te la parola in relazione alla denuncia che abbiamo fatto oggi. Sì, dunque, è da circa 3 anni che nei vari governi non eletti che si sono succeduti al governo di questa disgraziata nazione usurpata e violentata in tutti i modi, e quindi anche noi cittadini usurpati e violentati in tutti i modi, uno dei tanti modi che hanno preso in esame per distruggere l'identità nazionale, distruggere l'appartenenza, distruggere l'identità personale, l'identità medica e sanitaria di ciascuno di noi, e di genere, di tutte le varie motivazioni e campi e settori e quanto altro vogliamo metterci dentro, tutto questo finalizzato solo ed esclusivamente a un fine, diciamo, usurario e usuraio, perché loro pensano da usurai.
cioè questi che sono stati messi al potere in questi anni e quelli anche molto prima, a partire dal 78, direi, dal 78, perché stavo rileggendo qualche giorno fa, poi dopo ne parliamo, seguitiamo, stavo leggendo qualche giorno fa il testo della legge 383 del 78, che alla massa della gente ovviamente non dice un cazzo. No, ma questa legge dice, è la legge quadro della norma, diciamo, nazionale per tutte le armi militari. In questa legge c'è descritto tutto quello che un militare deve fare o non deve fare. È chiaro? Giorgio. Chiarissimo. E allora, fra le tante cose, dice quello che deve fare un cittadino in armi, in regime di pace e in regime di guerra. Allora, non sto a dire tutto perché è una legge quadro, ci saranno circa un 150 articoli, quindi non li dico tutti per pietà vostra, ma è giusto che voi sappiate che l'articolo 3, quindi il primo, Il appena dopo. primo. I primi 2, 3, 4 articoli, 5 di una legge sono sempre quelli che contano di più, quelli più importanti, quelli fondamentali. Beh, all'articolo 3 c'è scritto, adesso il testo esatto delle parole non me lo ricordo perché l'ho letto già qualche giorno fa e poi velocemente, non è che era importante che me lo imparassi a memoria. Insomma, questa legge all'articolo 3 dice che è diritto e dovere di ciascun militare di arrestare nel momento in cui lui scopre che qualcuno dei suoi superiori sta agendo al di fuori delle leggi e della Costituzione. Quindi deve arrestare il primo comandante, quello che comanda l'entrata in guerra o la Magari sospensione. l'avessero fatto durante il secondo conflitto mondiale, arrestare subito i vari Badoglio e compari, Certo. No, ma grandi ammiragli e quant'altro. il primo militare che comanda le truppe è sempre nella Costituzione italiana il Presidente della Repubblica. Quindi la prima cosa che dovrebbe fare un qualunque militare, che evidentemente non conoscono un cazzo della loro regolamentazione interna e sociale e politica e quant'altro, e quindi non conoscono né i diritti, né i doveri, né gli obblighi. È un obbligo per un militare arrestare. L'abbiamo detto anche oggi ai carabinieri, è un Esattamente. obbligo. E gli abbiamo detto che se non intervengono loro, molto presto gli andremo a chiedere le armi. Le Beh, loro non li daranno, i cittadini le troveranno da un'altra prenderanno, parte. troveranno il modo di prendersele, Esattamente. ovviamente. Perché qui siamo di fronte a una, diciamo, restaurazione Ante-rivoluzione francese, Antirivoluzione francese, ecco, non volevo arrivare fino a lì, ma insomma, sicuramente si può. disconoscimento Cioè, dei diritti del elementari di cittadino. sopravvivenza, di vita del cittadino. Questi ti vengono a interferire anche nella tua carne, perché questo è quello che hanno Anche nel tentato momento di in fare. cui tu esprimi la tua patria potestà nei confronti dei figli e della tutela dei figli, cioè tu non sei neanche più padrone di dire questo lo faccio per mio figlio e non lo faccio per mio figlio, ma andate a fare in culo tutti. E qui abbiamo andato a fare in culo appunto il signor Paolo Gentiloni, che è un emerito coglione rifatto come tutta la sua genia di conti di San Severino, come cazzo si chiama, non mi ricordo, Severo, Severi, Severi, Gentiloni Severi, una etnia di infami. Papalina fino Papalina, nel midollo delle ossa. Papalino gesuita però, non Esattamente. Papalina quella nobiliare della nobiltà nera, quella Beh, che è quello era una della fondatezza, nobiltà nera, che questo la fondatezza di base era c'era. quella che era quello che fece il famoso patto Gentiloni che Inizio Novecento. organizzò l'entrata in Politica. competizione politica dei cattolici in quanto tali. Cioè, Non attenzione, dei democristiani, che ancora no, non erano nati. dei cattolici in quanto tali, non è che uno dice, oh, quello lì è entrato in politica perché, che ne so, stava con Garibaldi, stava con, che ne so, con Cavour, eccetera, ed era cattolico. No, dei cattolici in quanto setta cattolica che doveva operare come partito cattolico alla conquista dell'Italia, conquista che è avvenuta Alla riconquista dell'Italia. esattamente nel 1945 grazie alla terna.
che abbiamo già detto più di una volta. Ma ridiciamola. Tre. Questa è la Trinità. Vaticano, mafia e... colonia israelo-americana. Sì, masso israelo-americano. Allora, qui lo voglio leggere perché questi signori... Qual è la denuncia contro l'incostituzionale, illegale ed illecito decreto legislativo approvato in data 19 maggio, non rintracciabile sui testi della Gazzetta Ufficiale. Ce ne sono ovviamente vergognati. Sulla obbligatorietà, ma il fine loro lo avevano raggiunto. No? Certamente. Sulla obbligatorietà di vaccinazione in danno dei cittadini italiani contro il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, tutti i firmatari del decreto del Consiglio dei Ministri, appunto appartenenti al governo Gentiloni, il Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin. La Glaxo, che è abituata a regalare gadget ai medici, anche a loro gli avrà regalato una bella prebenda, certo. Una bella gadget, un ciucciotto, una pennetta, un preservativo. Un preservativo, soprattutto per i froci. Per i deputati froci gli hanno regalato un preservativo, di modo che qualche tonnellata di preservativi. E allora, e il signor guardasigilli Andrea Orlando, non a caso un Orlando anche lui, certo. E quanti altri coinvolti? Orlando innamorato o Orlando furioso? Il furioso è meglio, è il più utile. E lui guarda i sigilli, ma noi gli mettiamo i sigilli Orlando, al tappo, prima o poi, vedrai, Orlando, veniamo col sigillo. E quanti altri coinvolti nei fatti qui descritti? Allora, abbiamo denunciati per alto tradimento, concorso formale in reato continuato, pene per coloro che concorrono al reato, circostanze aggravate e corruzione del cittadino da parte dello straniero, la Glaxo, attentato contro la Costituzione dello Stato, perché vogliono eliminare l'articolo 32. Esattamente. E anche il 2. Ricordatevi bene anche l'articolo 32 della Costituzione. Andatevelo a leggere. E poi l'articolo 73, l'articolo 77, eccetera. Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali, perché comunque sia c'erano tutta una serie di leggi già preesistenti e non sono state abrogate. Esattamente. E quindi non hanno, sono conflittuali tra di loro, perché uno dice una cosa, una dice esattamente un'altra. E siccome quelle regionali erano preesistenti, sono loro che hanno fatto l'attentato. Ma soprattutto attentato contro i diritti politici del cittadino, per cui anche i diritti di tutela dei minori e di quant'altro e della gestione della materia sanitaria da parte del tutore del minore è comunque un diritto politico. Esattamente. E quindi anche questo, articolo 294 del codice penale, e poi abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, usurpazione di funzioni pubbliche, perché non sono loro che devono decidere in funzione della qualità della vita, ma sono deputati i cittadini stessi, perché è loro lasciata la decisione ultima di come gestire la sanità, utilizzarla o non utilizzarla. E poi associazione a delinquere, ovviamente, tentata strage, finché non andrà in applicazione, che quando diventerà strage ovviamente, tentata epidemia, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, parliamo dei vaccini col mercurio, eccetera, eccetera, commercio di somministrazioni medicinali guasti, perché abbiamo prove che questi medicinali sono comunque deleteri, somministrazioni di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, articolo 445, delitti colposi contro la salute pubblica, articolo 452, poi falsità materiale dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni ministeriali, amministrative, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e poi falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative, rialzo e ribasso fraudolento del prezzo del pubblico mercato nelle borse di commercio, perché qui poi dopo lo vediamo. Cioè, il motivo vero scaturente tutta questa abominio è la speculazione finanziaria. E poi tentato omicidio, tentata lesione personale, tentata truffa, e poi pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, e poi infine abuso della credulità popolare. Andiamo ai vari punti. Punto 1. Dunque, punto 1, la legge, cioè
il 18 maggio, perché è stata una strategia di marketing ben organizzata. Tutto dai grandi maître à penser del marketing farmaceutico internazionale. Allora, il 18, il giorno prima della emanazione, o meglio dell'approvazione di questo decreto fantasma, punto primo, quindi 18 maggio, vaccini, il Consiglio Superiore della Sanità, è emergenza? Sì, all'obbligo. Dove sta questa cazzo di emergenza? Poi lo vedremo. Il Consiglio Superiore della Sanità interviene con tutto il suo peso specifico nel dibattito sull'obbligo vaccinale a scuola, e fra virgolette, oggi siamo in una situazione di emergenza, afferma la Presidente Roberta Siliquini, peraltro purtroppo prevista da tempo. Le coperture vaccinali sono ben al di sotto del 90%, quando il livello per garantire l'immunità collettiva è del 95%. Una cazzata abominevole sotto qualunque tipo di... perché c'è benissimo, può benissimo esserci una popolazione come in Svezia o in Danimarca dove non si vaccina praticamente nessuno e non c'è un cazzo di emergenza, no? Tra l'altro. Ma non solo, ma questi fanno importare la gente che ci hanno portato, oltre allo scolo, alla diarrea, alla diarrea, al colera, anche alla lepra. Ah no, questi vanno bene. Per questi qui va tutto bene, nessuno è mai andato a verificare se sono stati vaccinati, in quarantena, sì, o meno. Se sono stati vaccinati. Infatti, se c'è un certificato di vaccinazione. Gli operatori delle varie associazioni che accudiscono a questa banda di diseredati, sì, che arrivano, ce ne sono alcuni che si sono ammalati di... come si chiama? Di pedicolosi. No. Di mi sono venute le blatte al culo. Quello che prende il cervello. Non te lo saprei, poi lo vediamo un'altra volta. Vabbè, non mi viene in mente, vabbè. Ma le zeppe al culo, sì. Allora, malgrado tutte le attività, questa sempre la signora Siliquini, Roberta Siliquini, malgrado tutte le attività di sensibilizzazione e di offerta attiva svolte in questi anni con estrema abnegazione e professionalità dai servizi di prevenzione dai pediatri. Ma non me lo dica! Malgrado anche gli interventi sanzionatori degli anni scorsi che non hanno sortito alcun effetto, non è vero un cazzo perché nessuna sanzione è mai stata irrogata, le sanzioni, sottolinea Siliquini, non proteggono la salute ed è specifico dovere di un paese civile proteggere la vita di chi non si può vaccinare. Un bambino morto per una malattia infettiva non ha purtroppo più diritto, tantomeno quello allo studio, che cazzo c'entra non si sa, e ha suo diritto a essere protetto. Per la Presidente del Consiglio Superiore della Sanità è per questo fondamentale riaffermare, sempre per virgolette, fondamentale riaffermare che l'eliminazione, la riduzione del carico delle malattie infettive prevenibili da vaccino rappresenta una priorità per il nostro Paese da ottenere attraverso strategie efficaci e omogenee da realizzare sul territorio nazionale. Allora, la Siliquini cita la mozione approvata di recente dal Comitato Nazionale di Bioetica. È necessario porre in essere, parleremo poi di bioetica, in caso di situazioni d'allarme, azioni ripetute e adottare provvedimenti di urgenza ed eventuali interventi legislativi necessari a ripristinare o raggiungere un livello accettabile di sicurezza sanitaria ottenibile mediante il contenimento di elevate coperture vaccinali. Tutto un periodo che bastava dire bisogna vaccinare, ha detto 200 parole per non dire un cazzo. È una tecnica di manipolazione, diciamocela queste cose. Questa è strategia di marketing. Esattamente. La tecnica di manipolazione consiste manipolazione dialettica. Sì, vabbè, consiste nel ripetere all'infinito, ridondantemente, all'infinito, un rosario, un vero e proprio rosario, sì. Oppure anche altre manifestazioni di stampo religioso, cose banali e cose ovvie, per arrivare a quella che viene chiamata la sinfonia del sì, dove tu, elencando tutta una serie di cose banali che devi dire, i cittadini devono essere protetti, e chi è che non è d'accordo? I cittadini sono sani, d'accordo? I bambini hanno tutti i diritti, per arrivare poi a una conclusione completamente opposta. Diversa, completamente opposta. Questa è la tecnica di manipolazione di massa. Punto secondo, 19 maggio, cioè il giorno dopo, esce il testo del decreto del Consiglio dei Ministri, leggiamolo. È sul sito del Ministero della Salute, eccolo qua. Poi tutta questa cosa qui, entro la serata, trovate tutto su
Alba Mediterranea, e quindi potete scaricare il documento e, volendo, e chi vuole può, utilizzarlo, può dando, replicare, può replicare, e voglio vedere quando cazzo, vi decidete ad andarlo a replicare, perché ogni tanto esce fuori un picco palla che dice: ah, me lo mandi anche a me, sta lì stronzo, leggetela, ma che vuoi che te lo imbocco pure, e che cazzo, caricalo, portalo ai carabinieri, alle guardie, condividono, psicologicamente condividono, ma come c'è da fare una piccola, diciamo, un piccolo loro. Sacrificio, una piccola, diciamo, presa di coscienza. Peggio per loro, avranno i negri in casa e dovranno starci i negri in casa loro. Che si inculano la moglie e le figlie. Quello, glielo auguro vivamente. Allora, vaccini. Punto secondo, testo del decreto del Consiglio dei Ministri. Sentite che porcheria si sono inventati questa banda di incapaci, incompetenti, infami, debosciati, depravati, non lo so, non c'è un termine sufficientemente spregiativo per includere in tutto. Sono quelli che odiano l'identità, eccoli lì, sono loro, selezionati, preso uno per uno nel cesto dell'immondizia. Allora, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e della Ministra della Salute, poi Ministra, per scritto proprio Ministra, quando quelli della Crusca sono spariti, no? Prima la rompono il cazzo per qualunque cosa. No, adesso si chiamano il Crusco. Allora, e della Ministra della Salute Beatrice Lorenzin, ha approvato un decreto contenente misure urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Il decreto è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione. Cioè, ma manco sanno scrivere. Vediamo se glielo fanno a Canicattì, a Catania. La mia professoressa italiano mi diceva: se tu ripeti una parola nelle prime tre successivi periodi ti stanco, ti do due. Perché le parole, ci sono 115.000 parole in italiano. Esattamente. No, è possibile che questo è molto, che se ne sanno tre. Vabbè, allora, ha approvato un decreto legge contenente le misure urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Il decreto è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con particolare profilassi e di copertura vaccinale, non vaginale, vaccinale. Superando l'attuale frammentazione normativa, ma guarda quanto sono bravi questi. In prospettiva, che tiene conto anche degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale, vengono dichiarate obbligatorie per legge, secondo le indicazioni del calendario allegato al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale vigente, età 0-16 anni, e in riferimento alla coorte di appartenenza. Ma il significato di coorte... Io ho 81 anni e mi voglio vaccinare. Ma io mi voglio vaccinare contro l'idiozia. È un presardo. È perdente. Ma stai tranquillo che un vaccino lo troviamo. E in riferimento alla coorte di appartenenza, le vaccinazioni di seguito elencate: antipoliomelitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, che erano quelle controllate fino adesso, antipertosse, antimeningococcica C, antimorbillo, antirosolia, antiparotite, antivaricelli. Le hanno avute solo loro, sì. Vogliono che gli altri non la prendano più, gli è basta quella che si sono presa loro. Antirosolia, antiparotite, antivaricella. Tali vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra. Cioè, di libera chi è che scelta. Lo deve appurare? Lo devono appurare prima i genitori? O non deve pensarci il sistema sanitario prima di inquinare queste persone? E non devono mettere sotto controllo tutti i bambini che devono essere vaccinati? Infatti. Andrebbe fatto un'analisi, non sono loro che lo devono fare. Un'analisi di compatibilità al vaccino e quello eviterebbe. Perché aspettano che i genitori ci vadano loro a dire: no, mio figlio, che ne sanno i genitori? Eviterebbero buona parte dei danni collaterali che si sono sviluppati in tutte le situazioni. Esattamente, che sono più di quanto i coglioni non credano.
In caso di violazione dell'obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 7500. Le sanzioni vengono irrogate dalle aziende sanitarie. Tu pensa, poi le aziende sanitarie che nel marasma più totale devono fare pure questa cosa. La sanzione, benissimo. Anche nella scuola dell'obbligo il dirigente scolastico è tenuto a segnalare all'ASL competente la presenza a scuola di minori non vaccinati. Che titolo c'ha il preside? Lo sanno solo loro. Però no. Il responsabile della scuola dovrebbe dire se la scuola stessa è protetta, è a norma per quanto riguarda la sicurezza in generale, certo, e per quanto riguarda i terremoti. Nessuna. Appunto. Cioè, tempo fa circolavano voci attorno all'85%. Sì, sì, anche ancora. Ma posso garantire che sulle norme di sicurezza non è a norma nessuna. Nessuno. Anche lo sappiamo bene, eh? Anche nella scuola. Il perché io a suo tempo lottai per quanto riguardava le la scuole messa della diciannovesima. No, sì, sì, no, ma anche, per la messa in sicurezza per le scale esterne. Certo. Pensate alle scale esterne. Antipanico, anticedio. Certo. Anche nella scuola dell'obbligo il dirigente scolastico è tenuto a segnalare alle ASL competente la presenza a scuola di minori non vaccinati. La mancata segnalazione può integrare il reato di omissione di atti d'ufficio punito dall'articolo 328. Quando lo dichiari pubblico ufficiale sarà un atto, perché il pubblico ufficiale risponde di atti di omissione di atti d'ufficio. Il presidente della scuola no, perché il presidente della scuola si occupa di gestione scolastica, non di diritto pubblico. Esattamente. Ecco, vabbè. Manco questo. Ma io dico, ma pure loro, i loro consiglieri, un branco di delinquenti, di il genitore o l'esercente, poi a un altro punto, il genitore o l'esercente della potestà genitoriale sul minore che violi l'obbligo di vaccinazione è segnalato dall'ASL al Tribunale dei minorenni per la sospensione della potestà genitoriale. Questi sono proprio fuori di testa, perché un diritto legittimo, un diritto generale tu me lo togli. Ma sei proprio fuori di testa, cioè è come dire riapplicare la sanzione all'uccisione, alla morte. Voglio essere citato al tribunale degli scimmioni, forse sono più intelligenti. Allora, la sospensione della potestà genitoriale. Non possono essere iscritti agli asili nido e alle scuole d'infanzia pubbliche o private i minori che non abbiano fatto le vaccinazioni obbligatorie. In tal caso il dirigente scolastico segnala entro 5 giorni all'azienda sanitaria competente il nominativo del bambino affinché si adempia all'obbligo vaginale. Ha una particolare vagina, non sta proprio davanti, sta leggermente dietro. Questo riguarda anche i transgender, capito? Devono propagandare negli asili i transgender e devono fare anche queste cose. Anche nella scuola dell'obbligo i minori che non sono stati vaccinati per ragioni di salute sono di norma inseriti dal dirigente scolastico in classi nelle quali non sono presenti altri minori non vaccinati o non immunizzati. Se un bambino ha già avuto le patologie indicate deve farsi attestare dalle circostanze dal medico curante, che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi. A decorrere dal 1 giugno 2017 il Ministro della Salute avvia una campagna straordinaria di sensibilizzazione per la popolazione sull'importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute. Ci piacerebbe sapere a chi l'hanno affidata. No, ma come? Questa campagna. Come, a quale società di pubblicità l'hanno affidata? Con quale argomentazioni vorrà dichiarare la assoluta imprescindibilità e incontestabilità di questo che va lui a proferire? Come quando fecero quella campagna per il pesce azzurro, che non so quanti miliardi hanno investito e se li sono mangiati tutti, perché non si è visto un manifesto dedicato al pesce azzurro. Le ricordiamo, cari amici, queste cose, noi le conosciamo, capito? E sappiamo tutto perché ce l'hanno detto, ce l'hanno riferito. Nell'ambito della campagna abbiamo ancora i testimoni. Nell'ambito della campagna il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuovono dall'anno scolastico 2017-18 iniziative di formazione del personale docente educativo
e di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria, in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori. Allora, e noi andremo a dichiarare quello che abbiamo denunciato qui, e ci devono permettere di parlare e fare le controdeduzioni alle porcherie ideologiche che strumentalizzano dati falsi, non documentati o quantomeno discutibili, che loro propagandano come verità assolute. Allora, questi educazione sanitaria non l'hanno mai fatta, e io voglio ricordare che fino al secondo conflitto mondiale, alla fine del secondo conflitto mondiale, a scuola si insegnava diritto, educazione civica, domestica e educazione civica. Educazione, no, ma non era, era economia domestica, sì, in cui si trattava di questi argomenti, certo, della prevenzione, dell'igiene, della salute. Non l'hanno fatto più. Io mi sono sentito dire delle cose diritto dal medico scolastico che un giorno racconterò. Lo stesso del diritto, c'erano due ore di lezione a settimana mi dispiace che non ho le prove, che c'avevo le scuole, io c'avevo i testi meravigliosi di quinta elementare, che equivalevano a quelli di terza media, se non del biennio del superiore. Esattamente, non so più che fine hanno fatto. Però. Allora, di una scuola rurale, perché la quinta elementare l'ho fatta a Ribolla io, in Toscana, in mezzo ai campi. Anche le misure dell'associazione dei genitori, quindi noi interverremo. Certo. Le misure del decreto entrano in vigore dal prossimo anno scolastico, ma siccome non l'hanno pubblicata, poi lo vedremo. Terzo punto, ma cosa dice la legge attuale? Partiamo dalla normativa europea. Sono degli insider trading queste persone qui. L'Unione Europea, pur consigliando gli stati di dotarsi di vaccini, non ne prevede l'obbligo. È chiaro? Mentre tutti ce lo obbliga, ce lo impone l'Europa a ogni sprombattuto, in questo caso l'Europa non esiste. Esattamente. No? Avrebbero dovuto dire che l'Europa non obbliga. Scritto, ce lo chiede l'Europa, l'hanno scritto. No? Sì, com'è? Come ad altri glielo chiede la Madonna e a questi glielo chiede l'Europa. Beh, dovete decidervi, o la Madonna o l'Europa. No, ma anche perché l'Europa era...